Detettivo, con l'innovazione tecnica e scientifica tuttavia in marcia, con la possibilità di applicarlo sul territorio. Oggi sedere al suo posto nel Comitato Scientifico di Area per me è veramente un onore e una responsabilità. E sono un discepolo di Maldonado e ho apprendito tutto con lui. Durante i miei studi in Berlino, realizzé qual fu la contribuzione di Maldonado nella scuola di Ulm. La postura de la Escuela de Ulm es sustentable antes de lo sustentable. Tanto en el discurso como en la práctica se aprecia la tensión entre el diseño como medio para el funcionamiento del aparato económico-comercial y el diseño al servicio de un mundo equilibrado. Durante cada encuentro disfruté su capacidad intelectual, su generosidad y la apertura al mundo de los sentidos. Fue, me animo a decirlo, el Leonardo del siglo XX. Nos había impactado mucho su presentación del diseño porque lo mostraba como algo mucho más profundo, más serio, más importante y seguro, más urgente de lo que se veía en las fotos de las revistas que consumíamos en esa época. Stesso diceva, soprattutto negli ultimi tempi, che avrebbe voluto essere ricordato soprattutto come un formatore dedicato ai giovani. Questo è stato una delle sue grandi passioni che lo ha accompagnato tutta la vita. E spero che, ecco, insieme, nella fiducia della ragione, del progetto capace di grandi sfide e non spaventato della complessità, possiamo portare avanti questa collaborazione, perché abbiamo bisogno di un futuro migliore, ma soprattutto abbiamo bisogno di credere ancora in un futuro e di poterlo determinare attraverso la nostra volontà e la sfida per un domani migliore per tutti noi.